Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio provare a fare questi biscotti, biscottoni da inzuppo, eccoli qua, con l'ammoniaca. L'ammoniaca si usa in pasticceria, ma la usavano tanto le nostre nonne. Mia madre, ad esempio, li faceva spesso. Io non l'ho mai usata. Adesso vediamo come procedere. Naturalmente non è l'ammoniaca che si usa per le pulizie, ma è un'ammoniaca per dolce, ha una formula molto diversa. Bene, ho messo le uova, le due uova, lo zucchero e vado a sbattere con la... Bene, una volta sciolto bene lo zucchero, metto l'ammoniaca dentro il latte. Io ne ho usata 10 grammi, però poi sono andata a vedere, è meglio usarne un pochino di meno, penso che bastano anche 5 grammi. Questo perché all'inizio si sentirà molto l'odore di ammoniaca, specialmente quando inforniamo, perché l'ammoniaca poi con il calore evapora. Evapora già a 38 gradi, quindi noi cuociamo qui a 180, quindi state tranquilli che nel biscotto poi non si sentirà niente. Però io, avendone messa 10 grammi, era un po' troppa e quindi l'odore era un po' troppo forte. Mettetene 5 grammi. Ho messo l'olio e sbatto ancora. E poi aggiungo la farina setacciata, la setaccio o setacciatela prima come volete. Bene, una volta messa tutta la farina, ne lascio un pochino per lavorare poi l'impasto sul piano di lavoro. Grattugio il limone, è un po' bruttino perché l'ho preso in campagna, quindi è bio. Poi continuo con le mani. La farina la metto piano piano, l'impasto deve rimanere comunque molto morbido, quindi lasciamo al limite un po' di farina per usarla dopo. Ok. Lo verso sul piano di lavoro e finisco di lavorarlo con le mani, aiutandomi con la farina. Per ritornare sul discorso dell'ammoniaca, praticamente questo è bicarbonato di ammonio, adesso senza entrare nei termini tecnici della formula chimica. Quindi dicevo è diversa da quella che si usa per le pulizie e si decompone immediatamente a temperature superiori ai 35 gradi, quindi quando la mettiamo in forno si trasforma in acqua gassosa sotto forma di vapore, ecco perché fa gonfiare i biscotti e evapora del tutto, quindi non rimane poi il sapore sui biscotti. Certo, può dar fastidio quell'odore forte, che esce dal forno, sì, è un po' fastidioso, però poi sparisce. Lo faccio riposare 10 minuti e poi vado a formare dei bastoncini per fare, questi biscottoni un po' lunghi. Calcolate che si gonfiano molto, quindi mettiamoli distanziati e lasciamogli lo spazio per crescere, perché in forno cresceranno molto. Ecco, qua li ho fatti, vabbè, anche se uno più grande, uno più piccolo, non importa tanto. Anzi, la bellezza delle cose fatte in casa è quella, no? Altrimenti dovremmo pesare ogni pezzo. Ne faccio qualcuno anche rotondo. Il forno a 180, però poi lo abbasso a 170, debbono cuocere all'incirca una mezz'ora, anche meno perché debbono rimanere appena dorati sopra. Eccoli qua, si stanno già gonfiando.
Ed eccoli pronti. Sì, in cucina è rimasto l'odore dell'ammoniaca che è evaporata. Non è molto piacevole, però con le finestre aperte si può fare. Ora ne spezzo uno per sentire se dentro è sparito quell'odore. Ecco qua, vedete, quei bucherellini sono dati proprio dall'ammoniaca. No, direi che vanno bene, sono buoni e non si sente assolutamente il sapore dell'ammoniaca. Bene, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.